Buongiorno qui da Jumping Verona, dalla fiera di Verona e dalla lounge Goldspan. È veramente presto, sono poco dopo le 9 del mattino e con me è già un ospite super importante, il testimonial Goldspan, Filippo Marco Bologni. Benvenuto. Buongiorno a tutti, Cosimo, buongiorno. Filippo, tu sei già sveglio da un po', sei già andato a cavallo oggi, giusto? Sì, e devo tornarci. Finisco con te qui e torno ad allenarmi, poiché oggi avremo le altre gare di Coppa del Mondo, la gara di 1,50 m e il più celebre piccolo Gran Premio, gara di 1,55 m stasera alle 6, quindi dita incrociate e venite a fare il tifo. Ovviamente facciamo il super tifo per te, ma Filippo partiamo un po', perché questo adesso sarà un'intervista, una chiacchierata un po' non soltanto per questo appuntamento di Verona, ma un po' di tutta la tua vita con i cavalli, la tua passione. Infatti vogliamo proprio iniziare a chiederti com'è nata questa tua passione, per chi forse non ti conosce, perché tanti mi sa che già ti conoscono e ovviamente sanno anche che tuo papà è stato un cavaliere molto importante. Esatto, per noi è una passione di famiglia, è un lavoro di famiglia, quindi iniziare per me è stato molto facile. Sarebbe ipocrita negarlo, sono sicuramente un privilegiato sotto questo punto di vista, poiché grazie alla mia famiglia, mio padre e mia madre, ho avuto già dall'inizio la strada ben spianata e l'organizzazione giusta per potermi dedicare sia alla mia attività di studi e sia alla mia carriera sportiva, che oggi è diventata il mio lavoro. Infatti ricordiamo a chi non ti conosce e chi non ti conosce ancora, o tuo padre, Arnaldo Bologni, stato un grandissimo campione italiano che ha partecipato anche 2 volte alle Olimpiadi, nel 92 a Barcellona come riserva, esatto, e poi nel 96 ad Atalanta, dove poi ha effettivamente partecipato alle Olimpiadi. E soprattutto Arnaldo Bologni è super importante e super conosciuto per la sua vittoria al Gran Premio di Roma in sella a Mayday. Esatto. Filippo, tu sicuramente ti ricorderai di Mayday. Sì, assolutamente. Raccontaci assolutamente un po'. Mayday è il cavallo storico di mio padre, sicuramente è il cavallo con cui mio padre ha raggiunto l'apice della sua carriera sportiva, è un cavallo che ha dato tantissimo a tutta la nostra famiglia e sicuramente è uno degli affetti più grandi nostro e di mio padre in particolare. Ma sei mai peraltro ha vinto il Gran Premio Roma nell'anno in cui sono nato io. Nell'anno in cui sei nato tu, wow, meraviglioso. Ma tu poi sei salito anche su Mayday, sì. Hai imparato a montare? Quando avevo 8-9 anni ho montato parecchie volte a casa, chiaramente Mayday che ormai era in pensione ed è stata una bella emozione. Sì, che tra l'altro io so che Mayday ha vissuto con voi fino alla fantastica età di 34 anni, sì, quindi è stato sì. un cavallo che ha raggiunto l'apice dello sport, perché insomma partecipare alle Olimpiadi più delle Olimpiadi non esiste, e poi è diventato anche un cavallo molto anziano, perché 34 anni è un cavallo molto longevo, chiaramente sì. aveva ogni attenzione da parte nostra nei suoi confronti e ha avuto una bella vita. Però è anche molto bello da parte vostra tenere un cavallo fino a questa età, perché sappiamo che lo sport ogni tanto impone dei ritmi un po' diversi, invece voi certo. vi prendete proprio cura dei vostri cavalli. Sì, i miei genitori hanno costruito negli anni una bellissima realtà, la nostra scuderia, e quindi abbiamo la possibilità di mantenere per tutto il corso della loro vita i cavalli che ci hanno dato tanto in carriera. Filippo, tu a che età hai iniziato a montare? Ma in realtà, sai, essendo uno sport di famiglia, sono salito già da subito, quando ero in fasce, mi hanno messo sopra la sella, però a livello agonistico, quando avevo 8 anni, ho partecipato alla mia prima piccola gara. Con? Con un pony che si chiamava Reliant. Sì, ho iniziato coi pony, Bene, come poi tanti ragazzi. Poi noi conosciamo molto bene un altro tuo pony che era Dexter. Sì, Dexter Limpondi, che era considerato... è ancora considerato uno dei migliori pony d'Europa, e con lui ho partecipato 2 volte ai campionati europei, avevo 12 e 13 anni. Quindi possiamo dire che Dexter è stato il pony con cui hai fatto il tuo esordio internazionale? A livello internazionale, assolutamente, sì. A livello di campionato internazionale in Europa, con i pony ho iniziato, e con Dexter in particolare. E Dexter poi è rimasto nella vostra scuderia? Dexter no, in realtà è tornato in Francia, suo paese d'origine, a dedicarsi all'attività da stallone, poiché era uno stallone e l'attività stalloniera dei pony, soprattutto all'estero, funziona alla grande. Lui è il migliore pony d'Europa e quindi sta ancora lavorando molto.
Comunque tu e Dexter avete formato questo binomio all'inizio della tua carriera, che poi è andata avanti in modo veramente fantastico. Raccontaci un po' i punti cardinali di quello che è stata la tua carriera anche internazionale. Sì, io dopo l'attività internazionale Pony ho continuato con quella giovanile, ma insieme ai cavalli, e fino ad arrivare ad oggi che sono signore, sono 27 anni e sto cercando di portare avanti una mia carriera ormai professionale al meglio. Ho partecipato ai campionati europei Pony, Children, Juniores, Young Riders, quest'anno Seniores, quindi ho partecipato a qualsiasi categoria di campionato d'Europa. E quali sono adesso i prossimi obiettivi? Beh, innanzitutto finire al meglio le competizioni qui al circuito di Coppa del Mondo di Verona, e poi nelle prossime settimane avrò qualche appuntamento all'estero, in Francia in particolare, anche se la stagione sta per giungere al termine, quindi ci concentriamo già tutti per il 2022, che ci auguriamo sarà un anno ricco di successi. Filippo, raccontaci un po' dei tuoi cavalli, perché sì, ne hai veramente tantissimi, continuano a cambiare, ogni tanto vediamo che stai acquistando un nuovo cavallo. Sì. Quali sono attualmente i tuoi cavalli di punta? In questo momento i miei cavalli di punta sono Quidditch della Chavée, Quidditch, che è il mio cavallo storico. Ieri ha ottenuto un altro podio nella gara di apertura qui del CSI 5 Stelle di Verona, è un cavallo che non si smentisce mai. Un altro mio cavallo di punta in questo momento è Bernini GP, che è relativamente nuovo e lo presenterò oggi nel piccolo Gran Premio qui a Verona. Poi abbiamo qui Lazio, cavallo che quest'anno mi ha dato tantissimo, okay, mi ha portato nelle classifiche più importanti al mondo, e quindi sono molto molto riconoscente. Ha un cuore enorme e dà sempre il massimo per me. Poi a casa ho anche Diplomat, un altro cavallo che quest'anno ha vinto tantissimo, soprattutto ha vinto anche una gara al Global Tour di Parigi sotto la Torre Eiffel, è stata una bellissima emozione anche quella. E poi ce ne sono tanti altri in realtà. In questo momento ho la fortuna di avere al mio fianco delle persone che stanno costruendo con me un parco cavalli importante per le prossime stagioni internazionali, quindi avremo tante novità a breve, vi faremo sapere. Filippo, raccontaci un po' delle difficoltà anche di trovare dei cavalli importanti, dei cavalli che hanno questo talento per poter anche poi partecipare a questi concorsi, perché ci sono tanti cavalieri, c'è tanta concorrenza e ovviamente ci sono anche tante persone con grandi capacità di acquisto nei cavalli, quindi credo non sia molto facile trovare anche i cavalli giusti. Sì, è molto difficile e soprattutto è un percorso molto lungo, poiché è chiaro che purtroppo, ma così funziona in questo sport come funziona nella vita in generale, il potere economico aiuta, però non è tutto, poiché puoi anche acquistare molti cavalli pronti, ma in ogni caso la parte più importante è il feeling che si possa instaurare tra cavallo e cavaliere. È sempre un binomio che si deve formare. Esattamente. Esatto. Quindi nel mio caso, a prescindere dall'eventuale possibilità che io e le persone che si sono unite a me possiamo avere, preferisco sempre cercare di fare il talent scout, tra virgolette, cercare cavalli giovani o comunque non cavalli già fermati, per farli evolvere insieme a me e creare così una nostra crescita personale insieme e arrivare veramente a quel binomio di cui si parla tanto, che poi ti permette di vincere quando sei dentro il campo di gara. E lì ti aiuta tuo padre, insomma andate alla ricerca insieme, giusto? Sì, anche se mio padre, la parte fondamentale che io riconosco assolutamente di mio padre è la possibilità di averlo quotidianamente con me a casa, nel lavoro, del backstage. Questo non vuol dire che io tutti i giorni faccio una lezione con mio padre, che sicuramente ha ancora tanto da insegnarmi, ma è proprio questo il bello, averlo a disposizione, passami il termine, quotidianamente, quindi nei momenti di miei dubbi, difficoltà o curiosità, io mi giro, chiedo a mio padre tu cosa ne pensi, lui mi dà la sua risposta, integriamo i nostri pensieri e 9 volte su 10 da questa integrazione di pensieri nasce un qualcosa di molto positivo che funziona. Benissimo, quindi adesso qui a Verona quali cavalli hai portato? Quidditch e Bernini. Quidditch e Bernini, di cui Quidditch è un cavallo che già conosciamo da un po', sì, di tempo, perché sì, fate già binomio da parecchio, sì, tempo. Da 5 anni. Mentre Bernini è un cavallo abbastanza nuovo. È relativamente nuovo, in realtà è nelle mie scuderie da 1 anno e mezzo. Sì. Però
tra situazioni che sappiamo e tra altri avvenimenti ho avuto la possibilità di montarlo relativamente poco in gara. Indoor, quindi, l'hai già montato? Sì, al Global Tour di Samorin, sì, di 2 settimane fa, peraltro sì, ottenendo un bellissimo risultato in una delle gare più grosse del concorso. La settimana prima ho ottenuto un 5° posto nel Gran Premio del CSE 5 Stelle di Saint-Tropez. Diciamo che nell'ultimo mese e mezzo ha fatto quel famoso click che, diciamo in gergo tecnico, che serve per poi entrare in campo, essere competitivi e poter dire la propria. Filippo, ci racconti un pochino di più su questi due cavalli. Bernini, per esempio, dove l'hai trovato? Come sei riuscito a trovarlo? Come è arrivato nella tua scuderia? Come avete passato le prime settimane insieme? Sì. Ogni cavallo ha una sua storia particolare e spesso i cavalli che poi ti danno di più sono quelli che arrivano da percorsi casuali e non troppo ricercati. Senza volerci dilungare, Bernini in realtà è nato in Italia, è un cavallo italiano, è stato acquistato quando aveva 6 mesi da Federico Formentini, che è stato il suo cavaliere fino a pochissimo tempo fa ed è ancora il suo attuale proprietario, peraltro un mio amico, e adesso siamo diventati anche partner a livello lavorativo con altri cavalli. Casualmente un anno e mezzo fa, 2 anni fa, parlando, ci siamo detti: dai, proviamo a dare la possibilità a Bernini di partecipare a qualche concorso a 5 stelle, e in quel momento io stavo iniziando ad avere un parco cavalli che mi poteva permettere di avere gli inviti e di essere presente in questi concorsi, quindi abbiamo detto: il cavallo presenta ottime potenzialità, proviamo a farle emergere al 100%, e oggi siamo qui molto molto soddisfatti del lavoro che è venuto. Benissimo, Filippo, tu fai parte anche del team Goldspan, sei testimonial Goldspan da un po' di tempo. Assolutamente, Goldspan è uno dei principali supporter che mi sostengono ormai da parecchio tempo, e mi auguro, ma sono sicuro che così sarà anche per i prossimi tanti anni. E devo ringraziare molto tutte queste aziende, tutte queste realtà e soprattutto tutte le persone che sono dietro a queste realtà, perché fanno parte di un team importantissimo. E il backstage spesso è molto più importante di quello che il pubblico può vedere in streaming o può vedere dal vivo in gara, perché quello che succede in campo gara è semplicemente la fine, l'1% finale di tutto il 99% che sta dietro. È un po' la punta dell'iceberg. Assolutamente, assolutamente. Filippo, a livello sportivo sta andando tutto molto bene, sappiamo che anche a livello personale sta andando più che bene. Sì, sono molto contento, sono fidanzato da più di un anno con Jessica, la mia compagna, e sono molto felice. Benissimo, allora ti auguriamo ovviamente che tutto possa proseguire così come sta andando. Grazie. Un grandissimo in bocca al lupo per questo appuntamento di Verona, sappiamo che hai tante gare oggi, sì, e ti ovviamente incrociamo le dita per te, per i tuoi cavalli. Viva il lupo. Grazie mille, grazie mille Filippo, e noi continuiamo con le finali del Gran Premio Fiera Cavalli 123x123, restate con noi.